È ufficiale, venerdì l'argomento centrale a biomasse approderà in consiglio comunale a Zungoli. Il tema è inserito all'ultimo punto dell'ordine del giorno dell'assise fissata per le ore 18. La comunicazione è giunta ai consiglieri di minoranza che avevano sollecitato la discussione urgente sulla questione. Dopo le polemiche dei giorni scorsi sollevate da opposizione e ambientalisti, è il sindaco Armando Zevola a rispondere alle accuse piovute sulla maggioranza. La centrale a biomasse di Zungoli rientra in quei progetti per l'energia rinnovabile. Noi come comune non abbiamo competenze per quel che riguarda la possibilità o meno di rilasciare licenze. Sono opere indifferibili e urgenti e praticamente il nostro paese ha le mani legate, non può fare nulla. Poi il primo cittadino entra nello specifico e chiarisce. Allora, perché a questo punto 2 anni fa valeva 10 kW non inquinavano, 10 MW non inquinavano, adesso 250 kW inquinano? Lo devono spiegare, lo devono dire. Perché questo? Perché interessava qualcuno di loro? Che avevano qualche interesse particolare fra di loro? Questo me lo devono spiegare. Adesso solo una cosa ho notato, che non è questione di salvaguardia di ambiente, ma è una ripicca personale di alcuni personaggi in confronto di altri personaggi. Vogliono togliersi il cosiddetto sassolino nelle scarpe. In questo modo non si fa politica, non si fa l'interesse del paese, non si fa l'interesse della collettività, ma si cercano di fare i propri interessi. Di contro restano le perplessità e i dubbi della minoranza, che ha presentato un'interrogazione sia al prefetto di Avellino Ennio Blasco sia all'assessore provinciale all'ambiente Domenico Gambacorta. Secondo l'esponente di opposizione Marica Grande, occorre non abbassare la guardia in quanto è in gioco il futuro di un intero territorio e non solo di Zungoli. Non riusciamo a capire, afferma la consigliera, che cosa sta succedendo. La gente di Zungoli vuole risposte. Non crediamo che un impianto del genere possa creare tanti posti di lavoro o portare addirittura introiti per l'amministrazione comunale. Riteniamo invece che sia un impianto solo a vantaggio di pochi. Il nostro invito al sindaco e alla giunta comunale è quello di adottare tutte le misure necessarie, passando per gli organi preposti. Mobilitati contro questa scelta anche i giovani di Ariano, pronti a dar vita ad un movimento civico di protesta. A loro si aggiunge l'ambientalista del Tricolle Felice Vitillo, che ha già espresso il suo parere negativo nei confronti di questa ipotesi. Lo stesso Vitillo, insieme ad una delegazione renese, assisterà ai lavori del Consiglio Comunale di venerdì. La nostra, ha dichiarato, è una protesta di civiltà. La centrale a biomasse è solo l'ultima tegola che si sta battendo su questa fascia di territorio già martoriata da discariche, amianto, eolico e altre fonti di inquinamento che purtroppo hanno danneggiato l'intera zona. Perché proprio me? Non so il problema, non l'hanno esplicitato. Non c'è chiarezza, sarebbe opportuno che qualcuno ne cominciasse a parlare, soprattutto chi governa il paese. Visto che è soltanto un atto deliberativo, non c'è stata nessuna comunicazione e informazione su questo, la cosa più chiara da fare è spiegare in che cosa consiste e se effettivamente ci sono dei problemi di inquinamento. Io non lo so. Preoccupa che tutto ricade però su un Reggio Tratturo, e qui la preoccupazione è maggiore. Se ricade tutto sul Reggio Tratturo non è possibile ubicarla, se è questa la ubicazione, perché non credo sia nella disponibilità di un privato o di un ente comunale disporre se è questa la ubicazione. Disporre delle aree territoriali di questo tipo. Però, se si pensa che questo doveva essere negli obiettivi di tutte le amministrazioni succedutesi nel tempo, un polo turistico di richiamo anche per i comuni vicini, credo che non sia la strada migliore. E parla con Lusignica veramente? No, quella Lusignica, che ne sappiamo noi? La centrale, tutto è buono quando si fa. Però basta che si rispetta l'ambiente, quello che è l'ambiente, non si vada a deturpare l'ambiente. Se si fa, io l'ho visto su un servizio in Alta Italia, ma là veramente ce l'hanno fatto con i canoni, cioè sta fatto proprio a dovere. Qua invece non lo so se si vorrà rispettare l'impatto ambientale. Poi bisogna vedere.